hanno già fatto dormire. Volete che vi sveglio io? Allora, buonasera, prima di tutto grazie di essere qui. Di cosa vi parlerò? Quando ho presentato la Call for Paper, ho lasciato un titolo molto generale, l'arte dell'intercettazione. Ora qui dentro io ci potrei mettere qualsiasi cosa, voi non lo sapete, perché non sapete di cosa parlerò. Perché ho fatto così? Perché ci doveva essere anche una seconda persona che doveva parlare esattamente di quello che volevo parlare io. E gli ho dato carta bianca, dicendo, se tu ci sarai, racconta tu la storia. E io racconterò qualcos'altro legato sempre all'arte dell'intercettazione. Se non ci sarai, e non c'è, allora parlo io di questo argomento, perché era un argomento che secondo me è interessante. Perché 2.0? Non perché voglio utilizzare le buzzword, ma semplicemente perché due anni fa ho parlato di un primo seminario dell'arte dell'intercettazione. Nel primo seminario dicevo praticamente questo: utilizzate qualsiasi mezzo di comunicazione, che sia un cavo in rame, che sia una fibra, che sia il wifi, che sia il GSM, che sia il satellite, che sia Bluetooth. Ma tanto c'è sempre la possibilità di analizzare e sniffare i dati che passano su quel cavo. E chiudevo un po' il seminario dicendo il primo step da fare è quello di rendere l'informazione sicura. Sicura attraverso un mezzo di cifratura, attraverso un'autenticazione, eccetera, eccetera, eccetera. Come si fa? Se magari andate qualcuno anche da là. Scusate. Ho scelto puntualmente quest'aula perché è più piccola, così sembra che c'è più gente, ovviamente. Degli spioni. Se magari aprite anche le finestre perché fa caldo. Questo è il motivo per cui volevamo fare i biglietti in maniera precisa, proprio per non avere questi problemi di sicurezza. Comunque io continuo e vi dicevo, quindi la conclusione di due anni fa era: cifrate i dati, trovate qualcosa, qualche metodo per rendere non leggibile l'informazione, così chi vi analizza e vi sniffa ha un contenuto in mano, ma questo contenuto potrebbe sembrare rumore, potrebbe. Oggi di cosa vi parlo? Qual è lo scopo principale? È quello di difenderci. Cioè io vi racconto la storia, ma non per farvi uscire da qui e farvi sentire più hacker, se vogliamo utilizzare questo nome, ma semplicemente per farvi capire come avvengono determinati tecnicismi, come avvengono determinati ragionamenti e cosa dovreste fare voi un po' per essere, per aumentare la vostra sensibilità. Alla fine lo scopo principale è aumentare la vostra sensibilità dal punto di vista della sicurezza informatica. Quindi io vi presenterò un attacco, lo analizzeremo, lo renderò sempre più complesso, partiremo da un primo approccio, vi porterò molto avanti, per poi concludere, come vi dicevo, quali sono secondo me proprio le essenze di base per poter avere una maggiore sensibilità legata al mondo della sicurezza. Devo, ahimè, raccontarvi questa slide. La cosa principale, che quello che vi dico, è che non va utilizzato con altri scopi se non didattici, perché è un reato penale, quindi non lo fate per andare a sniffare la password di qualcuno. Alla fine delle slide di due anni fa, addirittura ho ricevuto un'email da Bologna di una persona che mi diceva: voglio ficcare all'interno della linea telefonica di casa mia un apparato per riuscire a leggere ciò che passa dalla DSL. Non lo fate, non ne vale la pena. Lo scopo è puramente didattico, e se fate qualcosa andate in galera voi, io non ne voglio sapere nulla. Ora che siamo pronti, partiamo. Se cifriamo, ecco, per esempio la registrazione avverrà, ma io ho chiesto che non sarà pubblica, proprio per evitare che qualcuno utilizzi questi giochettini per fare qualcosa. Poi vi dicevo, a questo punto analizziamo il traffico che passa sulla rete e mi ritrovo del traffico SSL, dell'HTTPS. Che faccio? Questa frase ci stava troppo bene, quindi
ve l'ho lasciata, anche se Edison in realtà non è una persona che mi è molto simpatica. Edison dice: per inventare hai bisogno di una buona immaginazione e di una pila di cianfusaglie. Linux offre una bella pila di cianfusaglie, allora proviamo a utilizzarle per arrivare in fondo al nostro scopo. Ricordiamoci un attimo come è fatto l'SSL. L'SSL ha un client, ha un server, un certificato di autenticazione SSL e la cifratura. La cifratura è simmetrica e normalmente è il sito che si autentica nei confronti del browser. Io vado un po' veloce perché attenti, in 30 minuti non ce la faccio. Benissimo, questa è la comunicazione client-server, è una comunicazione cifrata e la prima cosa che io posso fare è mettermi in mezzo, tipico attacco man in the middle, e cerco di recuperare le informazioni che passano. Il problema, come vi dicevo, questo tipo di attacco funziona dal punto di vista di analisi del traffico, ma ciò che io sto leggendo è un traffico cifrato, quindi che non ha nessun senso dal mio punto di vista. Arriviamo subito al primo approccio, alla prima soluzione. Io posso dividere la comunicazione in due step. Mi metto in mezzo, do al client la sensazione che io sia il server e gli rispondo, magari gli rispondo con un certificato, e dall'altra parte apro una sessione verso il server, una sessione standard, come se fossi un client, utilizzando il canale cifrato sempre HTTPS. Il certificato che passo al client, che sia chiaro, è falso, ed è così falso che il browser del client lo segnala. Ma generalmente una persona cosa fa? Vuoi accettare? Sì! Quindi già il primo attacco potrebbe andare a buon fine. Tenete presente che una tecnica più o meno simile, con tanto di certificato fasullo, viene venduta su tanti prodotti commerciali come SSL Inspection. È semplicemente un giochino da 4 soldi, eppure magari lo pagate 10.000 euro. Questo lo fate con Linux in 3 secondi. E la soluzione, diciamo, inizia a funzionare tecnicamente, ma è sporca, nel senso la possibilità che la soluzione vada a buon fine è molto bassa. Facciamo uno step in più. Iniziamo a fare qualche ragionamento. Nel momento in cui io parlo di HTTPS, parlo di certificati. Nei certificati, nel caso più semplice, io ho un certificato di CA all'interno del mio browser e il certificato SSL del sito. I due dipendono, normalmente io per verificare la bontà del certificato SSL verifico la signatura all'interno di questo certificato. Nel caso più generico, io posso avere in mezzo un intermediario. Quanti intermediari posso avere? N. Quindi generalmente ho una CA, tanti intermediari e il mio certificato. Tutta la catena deve essere in qualche modo affidabile, ok? Allora cerchiamo di fare un ragionamento proprio terra terra, proprio da stupidi. Ho la mia CA che è certificata, ho l'intermediario che è certificato, ho il mio certificato che è certificato, l'ho comprato, ci aggiungo un altro pezzo. Quindi il mio certificato non è più una foglia, diventa un nuovo intermediario, e invece il certificato finto che io sto creando diventa la reale foglia. Per avere un certificato valido, cosa dovrei avere? 1. Il nome del certificato deve coincidere con quello del sito. Lo sto facendo ad hoc, apposta. Che non sia scaduto, metterò una scadenza molto più avanti. E che la catena di certificazione è valida. Effettivamente, posto in questo modo, è valida. Dovete credermi da questo punto di vista. Quindi ho un nuovo certificato valido che posso utilizzare per qualsiasi attacco. Allora, ritorniamo alla seconda soluzione. Seconda soluzione, man in the middle. Apro una sessione cifrata verso il server, normale, diciamo, senza problemi, e dall'altra parte genero un certificato riconosciuto, quindi il vostro browser non vi dà errori, che viene utilizzato nella comunicazione.
è tutto perfetto. Immagino che tanti di voi stanno dicendo, ma se è così banale c'è qualcosa che non va. Una piccola premessa, proprio per evitare di raccontarvi qualcosa che potrebbe essere tecnicamente troppo giovane e quindi utilizzabile ai giorni nostri, io vi sto raccontando delle vulnerabilità del 2009, ma che ancora tutt'oggi vengono utilizzate e che generalmente funzionano. Quindi questi problemi sono problemi veri, reali, ma che dopo tanti anni, almeno il più intelligente o chi comunque collabora dal punto di vista di case produttrici o comunque software house, hanno cercato di migliorare, tranne una sola azienda. Io non vi dico il nome, ma vedo molte persone che hanno una maglietta blu, quindi potete immaginare quale sia il nome di questa azienda. Quando è uscito questo tipo di attacco, questa azienda ha detto, ma non è vero, assolutamente, tanto c'è scritto un tool sopra e questo tool è stato utilizzato dagli altri per poter arrivare a questo scopo. Quindi è l'assurdo. Vi spiego ora tecnicamente cosa sta succedendo. Quindi vi dicevo, il dubbio, il certificato è valido? Formalmente sì, ma... Allora, quelli sono i certificati del mio sito, quelli originali. Io anche ho un intermediate in mezzo. Vedete che l'unica differenza è un campo del protocollo SSL versione 3. Nell'intermediario avete CA uguale true. Qui è CA uguale false. Cioè voi non potete essere CA per qualcun altro. Non potete creare da voi un'altra foglia. Perché funziona? Perché generalmente un browser dovrebbe andare a leggere quel campo e dovrebbe capire se potete o non potete generare un altro certificato. La casa produttrice che vi dicevo con chi ha la maglia blu, schermo della morte, tanto per intenderci, non faceva questo controllo, spero però che oggi lo faccia. Non ho avuto il tempo di fare questo controllo, però anche se questo tipo di vulnerabilità è molto vecchia, la prima segnalazione risale addirittura al 2002, quindi parliamo di 11 anni, cioè un'era informatica, magari con un vecchio browser riuscite ancora a fare questo giochetto. Quindi siamo riusciti ad arrivare allo scopo, siamo riusciti a leggere, però non è che ci soddisfa molto. Noi dobbiamo cambiare completamente il nostro approccio per riuscire a trovare un tipo di attacco ancora più robusto, ancora più credibile. E allora proprio cambiamo completamente il nostro punto di vista. Iniziamo a fare qualche considerazione che sembra banale, ma che invece ci porterà lontano. Quando voi avrete un sito con SSL, come lo fate? Allora, non pensate a voi stessi, pensate alla massa. Qualcuno scrive proprio https www.banca.qualcosa. Qualcun altro scrive http e si aspetta un redirect. Molti utilizzano il motore di ricerca. Altri ancora internet uguale Facebook. Cioè credono che internet sia uguale a Facebook, quindi perché connettersi al sito della banca? Se siete in quest'ultimo caso, vi vorrei solo dire che questa è normale, la torre è un po' più avanti, avete sbagliato poco, solo per farvi ridere ovviamente. Quindi, considerazioni, le persone generalmente, nel caso generico, utilizzano l'SSL o perché cliccano su un link, o perché avviene un redirect, il tipico 302 dell'HTTP verso l'HTTPS. Allora, cerchiamo di analizzare solo esclusivamente quei due punti e di renderci la vita un po' più facile. In realtà questo l'ho già detto, ho saltato questa slide. Implementiamo una nuova soluzione. Questa soluzione è una soluzione presentata nel 2009 alla conferenza internazionale Black Hat. Il software lo trovate anche pacchettizzato, addirittura si chiama SSL stretto, quindi è una cosa che voi prendete da scemi e lo utilizzate, non dovete fare nient'altro. Cosa vi permette di fare? SSL stretto vi permette di analizzare tutto il traffico che parte dal client verso il server. Si crea una sorta di... cioè diventa il medium in the middle un proxy, e tutte le volte che vede del traffico, una richiesta di traffico in HTTPS, fa la vera richiesta verso il server come HTTP. Praticamente, come vi dice la parola, cerchiamo di spogliare, di mettere a nudo il traffico SSL. Dentro l'SSL ovviamente c'è l'HTTP. Quindi voi non riuscirete mai a capire che in realtà dovreste aprire una connessione
HTTPS semplicemente perché quel link dove c'è scritto HTTPS in realtà vi punta alla fine a una pagina HTTP. Anche lato server, il sistema cerca di capire quali sono le risposte o cosa deve passare e tutte le risposte in HTTP vengono riscritte in HTTPS vengono riscritte in HTTP. Di tutte queste informazioni viene fatta una mappa. Ok? È chiaro? La soluzione finale qual è? Che io apro una sessione reale, buona, funzionante, HTTPS da me, io sono il man in the middle, verso il server, mentre terrò sempre non cifrata la sessione verso il client. Non cifrandola, tutto il traffico passa da me, lo posso analizzare e quindi prendo le informazioni che mi servono. Risultato, questa è una prova, vedete che riesco a aprire Gmail in tutti e due i casi. L'unica differenza è che in un caso qui la S non c'è, qui c'è. Qui sotto ovviamente ho il lucchetto e l'indicazione che il sito è sicuro, lì no. Ma già una buona parte di chi naviga su internet potrebbe cascarci. Quindi io ho già abbondantemente raggiunto il mio scopo. Scusa, io non riesco a capire bene, ma le connessioni come sono? Nel senso, questo server, questo man in the middle, sta su un terzo, ha un suo indirizzo IP diverso, allora, dagli altri, cioè come... Mi ero promesso di raccontarlo solo se c'era una domanda, proprio perché nei dettagli più tecnici non ci voglio arrivare, perché in realtà non vi voglio dare la soluzione che uscite da qui a utilizzare. Allora, chi è quel man in the middle e dove sta? Se voi siete a casa vostra e volete sniffare il traffico da normale, non ci riuscirete mai. Partiamo da questo presupposto. Quindi, o siete un punto dove passa quel traffico, immaginate un grande provider, se voi siete il POP di quel grande provider, il traffico passa e quindi fate questo tipo di attacco. In generale, voi andate ad attaccare, se volete fare un esperimento, persone molto vicino a voi, quindi che fanno parte della vostra LAN. Con le cianfrusaglie di cui parlavo prima, potete fare vari tipi di attacchi, tra cui un semplice hard poisoning. Con hard poisoning io posso dire sono io il gateway, il traffico passa da me e lo rigiro. Ci sono tecniche anche un po' più complesse. Generalmente o perché sono fisicamente proprio sul cavo che mi porta i dati, quindi sono il router o il POP di uscita, oppure perché faccio hard poisoning, nessuno se ne accorge, e faccio deviare il traffico verso il gateway da me e poi lo rigiro al gateway. L'altra faccia della medaglia, come fate ad accorgervene se siete chi amministra questa cosa? Ci sono tantissime soluzioni, la soluzione più banale ma funziona benissimo è ARPWatch. ARPWatch vi segnala se ci sono attacchi di questo tipo. Secondo me, se amministrate una rete, è la prima cosa da utilizzare, proprio è l'ABC. Ho risposto? Sì, sì. Io qui prendo un po' d'acqua. Dicevo, a questo punto abbiamo sfogliato il traffico SSL, siete soddisfatti o vogliamo ancora fare di meglio? Sì. Vuoi prendere via? La torre è sempre... Benissimo, i paranoici, i finti paranoici, perché in realtà non sono veri paranoici della sicurezza, quando vanno su Gmail o vanno sul sito della banca, cosa cercano? Il lucchetto. Dov'è il lucchetto? Freghiamoli nel modo più semplice. Semplicemente, quando passa il favicon, quindi l'iconcina che dovrebbe comparire attorno all'indirizzo, la togliamo e ci mettiamo la foto di un più lucchetto. Si vede veramente poco, però questo è un'immagine, un'icona fittizia, non è quella vera. Non sto ancora, cioè il traffico è ancora non cifrato e io sto prendendo in giro buona parte delle persone che credono che il sito sia sicuro. Come dovrei fare per accorgermene? Semplicemente qui sotto vedo che non c'è scritto niente, non c'è lucchetto. Manca la S. Manca la S, bravo, c'è anche questa. Quindi ho una falsa sensazione di sicurezza, ma riesco a ottenere delle soluzioni. Siete soddisfatti o vogliamo andare un po' più avanti? No, scusa, siccome io sono di quelli fessi che quando mi collega alla banca vado con il link, se io lo faccio una volta e lo metto nei preferiti, dopo non è più con il link, vado direttamente con l'indirizzo oppure no? No, se,
se la prima volta è con la S rimane nel link con la S. Perché ora io vedo sempre con la S come fare in fondo, ma poi diventi sempre dei dubbi adesso. Allora, vi preciso un'informazione che magari per i non tecnici può essere interessante. Non so per quale motivo, perché nel 2013 non ci sarebbe più un motivo tecnico per farlo. Molto spesso le banche non cifrano tutta la pagina, quindi voi quando andate sulla banca vedrete, continuerete a vedere l'HTTP, ma cifra solo parte delle informazioni che voi inserite. Questa situazione vi porta un po' in una situazione di preallarme, a dire ma sono in HTTP perché? Dovreste teoricamente capire qual è il frame, per esempio dove inserite username e password, e vedere se quel frame è un frame cifrato. In generale, quando potete evitare, soprattutto se magari vi trovate su una rete non vostra piuttosto che un computer non vostro, evitate di utilizzare informazioni personali. Quando vedo tutte e due, non dico che sia quella sicurezza unica che prima o poi ce la deve al cimitero, ma sono abbastanza sicuri oppure no? No. La stessa domanda fatta due settimane fa da un'altra persona. Importanti, che ho dovuto dire sì, sicuramente siamo sicuri, perché altrimenti perdiamo il posto di lavoro, quindi no, comunque la sicurezza al 100% non esiste. È chiaro, e vi faccio vedere l'ultimo attacco, credetemi, all'ultimo attacco ci cascheremo. Ci cascheremo alla grande, quindi è veramente difficile certe volte capire se non vale per me. No, a parte gli scherzi, poiché 30 minuti erano pochi, ho chiesto più di 40 minuti, quindi almeno 40 minuti cerco di parlarvi. Allora, dicevo, perfezioniamo. Perché dobbiamo perfezionarlo? Perché sto facendo lo splendido senza raccontarvi dentro cosa potrebbe passare. Dentro potrebbero passare degli stream o comunque del qualcosa che a noi non ci piace, che non riusciamo a gestire. Come si fa? Lo cassiamo. Se è un'informazione non importante, la facciamo fuori. In modo da evitare situazioni strane. Poi, soprattutto mi rivolgo a chi programma, ho il problema dei cookie, perché nel momento in cui apro la sessione e viene rimbalzata, la risposta è una risposta in cui cookie, il leader dei cookie, ha il bit di sicura 1. E beh, che problema c'è? Lo metto a 0, tanto sono in mezzo. Quindi anche per i cookie riesco a risolverlo. E più la cache. Io voglio che tutto il traffico mi passi. Non voglio che mi passi solo una parte. Cosa faccio? Tutte le volte che viene aperta una nuova sessione, io mando sempre nel leader l'informazione che le pagine che sono in cache sul browser sono scadute, e quindi ripasso tutto il traffico. Ancora, facciamo ancora un altro passo più avanti. Le sessioni per me sono fondamentali, perché lo scopo di un attaccante qual è? È quello di beccare gli username e password. Quindi che io riesco a beccare ciò che passa sul vostro stream verso Facebook mi interessa limitatamente. Se stanotte siete usciti o non siete usciti, a me interessa di usare il password di Facebook. Ma se la sessione è già aperta, ovviamente le credenziali non mi passano. E devo trovare una soluzione per risolvere questo problema. Non mi ricordavo se la sessione erano due slide o uno. La cosa semplice che faccio è che indico al browser che la sessione è scaduta. Quante volte è capitato? Sessione scaduta, faccio l'inserire username e password e vado avanti. Quindi sesta soluzione è una soluzione che implementa un po' tutte queste piccole situazioni, e soprattutto guardate cosa faccio. Il browser apre una nuova sessione verso di me. Io, per far scadere la sessione, rispondo e dico guarda che c'è un redirect 302, quindi verso me stesso. Praticamente io non sto dicendo fammi una nuova richiesta, ma in questo modo faccio scadere le sessioni. Facendo scadere le sessioni io posso andare a vedere tutto quello che c'è dentro, i cookie non ci sono più, eccetera eccetera. Su questa soluzione potremmo lavorare tantissimo, addirittura potrei non far scadere immediatamente le sessioni, perché qualcuno si potrebbe insospettire, ma farle scadere dopo 5 minuti, oppure far scadere solo le sessioni nuove da un certo punto in poi di tempo, e le altre piano piano le faccio scadere con calma. Quindi potrei rendere sempre più sofisticato questo tipo di attacco. Soddisfatti? No. Vogliamo andare avanti?
Vedete come sta diventando complesso e come è sempre più credibile? A questo punto aggiungiamoci la componente umana. I computer sono intelligenti, invece gli uomini molto spesso possono essere presi in inganno anche facilmente. Allora, se pensate che quando registrate un dominio potete utilizzare il charset di una determinata nazione, possiamo inventarci dei nuovi attacchi, dei attacchi che non attaccano fisicamente la macchina, ma attaccano la credibilità, diciamo, della persona che vede l'indirizzo. Sapete, per esempio, che in Italia da un po' di tempo, oltre ai nomi, diciamo, normali, per esempio caffè scritto senza accento, ora è possibile registrare, utilizzare anche il charset italiano e quindi le lettere accentate, quindi caffè con l'accento grave, con l'accento acuto e così via. Quindi io potrei pensare di utilizzare un charset dove ho questi quattro elementi e che in realtà non rappresentano veramente il punto, il punto esclamativo, le ampersand e lo slash, per poter creare una sorta di URL che in realtà non è un URL. Allora, al posto di mio sito immaginate che ci sia Google. Io potrei, al posto di www.google.com/service-access, mi sembra che sia Gmail, /login, registrare un dominio finto il cui hostname è tutto questo e dove io in realtà ho messo lo slash perché non avevo il font giusto, ma dove questo slash qui o questo in realtà è un simbolo che assomiglia allo slash, quindi voi avete la sensazione esatta di andare sul sito reale e pensate che questo siano i parametri che stiamo passando, e invece no, quello è il sito reale. A questo tipo di attacco ci potrei cascare anch'io, credetemi, se è fatto veramente bene. Allora, andiamo a analizzare nuovamente il nuovo attacco. C'è la richiesta, c'è una risposta in cui c'è un 302 per far scadere i cookie, nuova richiesta senza cookie, risposta, e a questo punto riparte la nuova sessione SSL cifrata, il cui certificato è valido. Perché è valido? Perché la macchina non si sta connettendo più ad the middle in the middle, ma la mia macchina reale, dove io ho comprato anche il certificato. Sono un signore. Quindi voi non vedete nulla. Vedete poi in realtà la mia macchina fa da proxy, l'informazione va verso il server originale, il server risponde a me, io ovviamente guardo, quindi vi ho beccato con tutti i dati e la rimando. Questo tipo di attacco è abbastanza funzionante. Io mi fermo qua, potremmo continuare, perché si potrebbe sempre rendere più complesso questo tipo di attacco. Vi dico solo due esempi fuori slide. Il primo: vi piace l'ultima soluzione? La prendete e la mettete come punto di uscita di un nodo Tor. La gente crede di essere in completo anonimato e in realtà nel momento in cui esce voi state analizzando tutto il traffico uscente da Tor. Sapete quanti danni fate? Ma tanti, veramente tanti. Altro caso, andiamo un po' fuori, però ve lo voglio raccontare perché invece è un caso di questi giorni. Non so se conoscete cos'è una CDN, Content Delivery Network. I grandi, immaginate Google, Facebook e così via, non hanno un data center con le informazioni per data center, ma hanno un data center distribuito. Generalmente voi vi connettete al data center a voi più vicino, o quello del vostro provider. Questo tipo di soluzione, permettetela, sono un po' rozzo nel raccontarlo, però pensate che questa sia una CDN. La CDN da pochi mesi è diventata anche una soluzione per poveri. Voi per 10 euro c'è un provider europeo che vi dà la vostra CDN con 20 pop sul territorio europeo. Compratela. Spendete 10 euro, pochissimo, comprate un certificato. Normalmente sono i certificati multisito, quindi è un certificato che costa più o meno un centinaio d'euro. Dopodiché iniziate a indicare, non vi spiego come, perché questo è il passaggio che non vi voglio spiegare, iniziate a indicare alla CDN che voi siete Facebook piuttosto che Google, piuttosto che qualcos'altro, e probabilmente qualcuno passerà da voi per andare verso Facebook. C'è un passaggio, proprio perché è una cosa di questi giorni in cui sta facendo danni, non voglio andare nel tecnico, però credetemi, è possibile. Conclusioni, tre consigli proprio banali. Il primo,
tutte le persone che, con cui ho parlato mi dicono: ma tanto io sono al sicuro perché utilizzo HTTPS. HTTPS come cifratura è sicura, ma molto spesso HTTPS può essere spogliato, ci sono degli attacchi ben precisi, ve ne ho fatti vedere, diciamo, sette tipologie, quindi attenzione, non abbassate il vostro livello e la vostra sensibilità dal punto di vista della sicurezza. L'altra faccia della medaglia sono i vostri dati, è il bene più prezioso, è il bene che è al di sopra di qualsiasi altra cosa. Prima di tutto non mettetevi su internet, tanto per che cercate di capire a chi date i vostri dati, e quando utilizzate delle informazioni sensibili fatelo avendo coscienza di quello che state facendo. Ultima cosa, perché ci sta sempre bene, è il consiglio di mia nonna, che ci metto sempre in mezzo. Mia nonna dice: fidarsi è bene, non fidarsi meglio. Credo che sia il consiglio migliore che io vi potrei dare. Vi lascio i miei contatti e vi chiedo se c'è qualche domanda. Vi ho fatto dormire, benissimo. No, io sono... perché mi viene a dire, nella mia banca, quando autorizzo un pagamento, mi chiede sul telefonino di digitare il numero che vedo. Cioè, questa parte qui è facilmente, diciamo, no, camuffabile. È un feedback proprio che mi irrobustisce moltissimo. Per le banche comunque c'è anche un gioco di trade-off, nel senso, la banca sa che mettendo su determinati sistemi rende la soluzione più sicura, ma sa anche che c'è un grande costo. Quindi molto spesso le banche cercano di capire se l'implementazione che stanno facendo ne vale la pena, altrimenti è molto più semplice non implementare nulla, implementare il minimo e farsi una bella assicurazione. Ci sono molte banche in Italia che fanno questo. Io ho finito e ci rivediamo. Scusate, c'è un'altra domanda. Dunque, innanzitutto ti ringrazio dell'ottima talk, però ovviamente credo che sia a tutti chiaro che tutti questi sistemi estremamente sofisticati sono in realtà molto spesso inutili, nel senso che nella mia esperienza di una quindicina d'anni di fare l'amministratore di sistema, tutte le password che ho visto rubate, e ne ho viste parecchie, sono state rubate non con sistemi sofisticatissimi, ma semplicemente chiedendole alla persona o andando a vedere. Allora, cioè, do pienamente ragione, però due cose: traccia avanzata, quindi mi aspetto che il pubblico non faccia questi errori, e due, l'ho voluto volutamente citare, se siete nel caso in cui internet uguale Facebook, la torre è da lì. Proprio ci abbiamo giocato su questa cosa. Voglio dire, il phishing con la mail, no? Uno clicca sul link, crede al phishing, casca nel phishing, clicca sul link, gli viene un link mostruoso senza nessuna somiglianza o anche pagine grossolanamente imitate che si vede che non sono quelle, e la gente, professori di informatica, ci mettono dentro il password. Capito? Questo è il... Molto più semplicemente, chiamo io, pronto, sono Dario, ho saputo la password, sì, riesco a saperla. Sicuramente. No, questo è la cosa che... questo è il vero pericolo che è a monte di tutti i sistemi. Quindi la soluzione migliore sarebbe acculturare le persone. Esatto. E questo mi pare male. Dovevo ammetterlo, che il senso di sicurezza non viene percepito finché non c'è un danno. Però... siamo qui?